di aprile, sono le 2:40. Siamo qui in diretta col dottor Antonio Bedino, che è un veterinario che si occupa essenzialmente di bovini nella provincia di Cuneo. È un professionista piuttosto noto nel settore, ma oltre ad essere un veterinario appunto di bovini o boiadra, è anche un allevatore di vacche da latte, per cui abbiamo un po' con lui, insomma, tracceremo un quadro un po' completo di quello che sta succedendo nella provincia di Cuneo. Con il distanziamento sociale non ci possiamo vedere con una certa frequenza, però tramite il digitale, insomma, riusciamo a superare anche queste barriere qui. Dottor Bedino, innanzitutto ti ringrazio di questa No, no. disponibilità, insomma, vedo che sei. Ringrazio a te e a tutti quelli che ti seguono, che sono tanti, che sono colleghi sia veterinari che allevatori, tanti, da Certo. tutta Italia e anche dall'estero. Vedo che sei impegnato comunque perché stai in macchina, quindi Sì. è il contesto Ma come classico. i miei colleghi, Come i tuoi colleghi, sicuramente. appartengono tutti al mondo sanitario, che è quello che sta facendo la parte del leone, soprattutto i nostri colleghi dell'Umana. E abbiamo visto che purtroppo sono mancati. Adesso ho saputo che sono mancati anche alcuni nostri colleghi veterinari. Ah, accidenti. Sì, beh, è una situazione un po' complessa. E quello che, ecco, ti abbiamo disturbato, dottor Bedino, per questo. Insomma, volevamo sentire un po' qual era la situazione nella provincia di Cuneo. Ovviamente non tanto i numeri dei contagi piuttosto che delle guarigioni, perché quelli li apprendiamo dalla Protezione Civile. Quanto qual è la situazione appunto negli allevamenti, cioè il clima che si respira, le preoccupazioni, l'agroalimentare sta funzionando nel nostro paese e devo dire insomma bene, sta sostenendo insomma con la solita grande qualità del cibo un po' tutta questa triste, quel triste momento. Però insomma gli allevatori credo che siano un po' in difficoltà anche perché sentiamo voci preoccupanti di richieste di riduzione appunto del conferimento del latte, abbiamo sentito voci relativamente anche a una riduzione o promesse riduzione del prezzo. Quindi ti chiedevo, dottor Bedino, appunto se ci potevi tracciare un quadro di quello che sta succedendo a Cuneo, anche le difficoltà o dell'esercizio della professione veterinaria. Allora, partirei per quanto riguarda l'esercizio della professione, abbiamo subito tutti, tra virgolette, partecipando alle restrizioni che hanno avuto tutti. Noi abbiamo avuto meno restrizioni perché abbiamo continuato a esercitare e soprattutto per le urgenze, che comunque in questo periodo sono sempre parecchio numerose. Per quanto riguarda gli allevatori, io dico, gli allevatori sono molto preoccupati. Noi qui in provincia di Cuneo, non da tutti, ma da alcuni industriali, abbiamo avuto un invito cordiale alla riduzione della produzione, più o meno giustificato perché noi abbiamo visto i nostri caseifici, molti hanno avuto grosse difficoltà all'esportazione dei nostri prodotti e nulla si è fatto nel senso inverso. Abbiamo suggerito più volte, abbiamo detto, almeno in questo periodo bisognerebbe limitare le importazioni di latte, perché quello che ha tirato giù dalle nostre parti, soprattutto il prezzo del latte, adesso sono uscite le fatture del mese di marzo e diversi caseifici hanno applicato una tantum e unilateralmente una riduzione del prezzo del latte del 10%. No? E questo è grave perché è un brutto inizio. Perché io spero che sia come si dice, cioè che i dati dicono che abbiamo passato il picco della pandemia, ma noi non abbiamo ancora visto il picco di quella che sarà la crisi economica che seguirà questa pandemia e che accompagnerà questa pandemia. Per adesso, i prodotti agricoli si vendono, per adesso le riduzioni del prezzo sono una cosa attuale, perché già sul mese di marzo, come detto, abbiamo avuto delle riduzioni molto importanti. E l'hanno fatta questa riduzione dicendo speriamo che poi si riprenda, ma se i dati economici mondiali, una riduzione del PIL mondiale del 3% e tutte queste altre notizie che arrivano, fanno temere il peggio agli allevatori. E diciamo che gli allevatori era qualche mese che avevano un prezzo del latte forse
che cominciava a diventare remunerativo, ma uscivamo da una situazione dell'anno scorso che era già stata tragica di per sé. Quindi continua a essere impossibile a fare bilancio per una categoria che fortunatamente o sfortunatamente non rinuncia agli investimenti. Ma gli investimenti in agricoltura sono un obbligo, perché veramente chi si ferma è spacciato. Perché bisogna aggiornare le tecnologie, bisogna aggiornarsi giustamente per avere un miglior benessere degli animali, ma tutto questo purtroppo forse cominciava a vedere la luce per il prezzo del latte e questa batosta francamente non ci voleva. Ma adesso, come dico sempre, le riduzioni hanno un senso se per uno o due mesi, perché si può sopportare, ma alla lunga diventa devastante. E questo è la parte, perché agli allevatori questo preoccupa molto. Penso che molti dei tuoi e molti colleghi nostri allevatori avranno visto la trasmissione Report l'altra sera, che è stato demenziale. Io dico demenziale perché non si doveva neanche trasmettere, oppure dare un serio una controprova, dare la possibilità agli allevatori di replicare. Hanno pubblicato quello che volevano nel modo che volevano, no? Ma la cosa grave, ed è una battuta, però dico, se alla fine di tutto questo si arriva negli ultimi due minuti a dire ma quella zona rossa, rossa nel senso che quella cartina d'Italia con tutto il rosso che prendeva da Cremona, Bergamo, Brescia, Milano e verso il Piemonte e l'Emilia, no? E dicono qui c'era una elevata concentrazione di ammoniaca, l'ammoniaca come irritante delle vie respiratorie potrebbe aver favorito il diffondersi e l'evolversi del coronavirus. Questo l'avete sentito tutti. Io dico, no, ma se fosse vera questa storia, gli allevatori prima, i veterinari, tutti morti. Perché se fosse così sarebbero tutti morti. Questa è stata una stupidaggine, per non dire di peggio, a cui spero che le organizzazioni nel più breve tempo possibile venga data la possibilità di replicare. Allora, però, io approfitto di questo, è una cosa molto grave, dottor Benino, perché intanto questa video intervista andrà sicuramente in onda in questa settimana, però volevo invitarvi perché il 21 di aprile del 2020 alle ore 10 l'ISPRA, che diciamo è un'agenzia diciamo controllata, insomma, sotto il controllo, la regia del Ministero dell'Ambiente, eccetera, farà una diretta su YouTube in cui spero che chiarisca questo aspetto delle emissioni, perché ISPRA è un'organizzazione istituzionale, cioè che dia un valore a questo che è stata, sì, anch'io ritengo un po' un fuori luogo di report, perché assolutamente decontestualizzato proprio. Poi forse non era il momento di affrontare un problema che esiste, no? Chiaramente, come tutte le attività umane, dell'impatto ambientale, ma forse questo non era proprio il momento ideale, perché ci sono tutt'altro priorità, insomma. Sì, quindi, dottor Benino, ci avviamo un po' alla conclusione, perché il web è molto bello, ma insomma ci impone sempre dei tempi molto, molto brevi. E quindi, cosa possiamo dire degli allevatori della provincia di Cuneo? Un futuro che preoccupa molto, c'è dei sentimenti, diciamo, che in qualche modo tu ti senti di dare anche come messaggio, perché sono molti gli allevatori di Cuneo che ci ascoltano e ci leggono, quindi possiamo usare questa piattaforma anche perché possiamo dare il messaggio del dottor Benino. No, ma gli allevatori di Cuneo, come penso tutti gli altri allevatori d'Italia, sperano in un'azione di un governo decisa, perché il problema, cioè noi, lo Stato vuole intervenire dando 600 euro, va tutto bene, no? Però le aziende agricole, tantissime, la maggior parte, vivono di investimenti. Io non direi vivono di credito, il credito può essere necessario o non necessario, ma vivono di investimenti. E solo se gli allevatori continueranno a investire in modo sensato, le aziende potranno andare avanti, perché questo farà le differenze soprattutto in futuro. Però gli investimenti costano. Allora io dico, si può intervenire sul prezzo del latte in modo unilaterale? Da allevatore vedo che c'è un'assenza totale dello Stato. Non dico che lo Stato deve fare un prezzo nazionale,
ma le organizzazioni devono sapere che come le aziende lattiero-casearie si difendono, gli allevatori devono essere rappresentati. Secondo me in questo momento veramente c'è una latitanza, io dico totale, poi qualcuno potrà non essere d'accordo, no? Però ho sentito molto poco difendere la categoria degli allevatori, perché comunque vale sempre la regola 365 giorni, 24 ore al giorno. Può succedere di tutto. Anche una guerra, se questa la consideriamo una guerra, no? Perché è sempre stato il settore primario, ma mai come questa volta. Certo. E mai come in futuro, perché abbiamo visto, cioè basta qualcosa, noi purtroppo in Italia siamo carenti e non autosufficienti di quasi tutto il comparto agricolo. Davvero. E abbiamo già pagato tantissimo per degli errori di politica, in quel senso, no? Questa volta sappiamo quanto è importante, però va difesa questa priorità, cioè difendere l'autosufficienza è importante. Io faccio una piccola polemica o non polemica, io conosco molto bene la Russia, per esempio abbiamo messo i dazi alla Russia e il vin, come si chiamano? L'embargo. L'embargo russo ha fatto una sola cosa, ha fatto capire ai russi che devono raggiungere l'autosufficienza. E quello è un mercato perduto. Davvero. No? Allora, noi abbiamo capito, noi non possiamo raggiungere l'autosufficienza perché purtroppo l'Italia è piccola, ha 60 milioni di abitanti, ma è piccola. Ma l'Italia ha capito quanto conta l'agricoltura. Bene, allora se quanto conta l'agricoltura conta il giusto, deve essere riconosciuto il giusto. E questo è un aspetto che aspetta solo alla politica. Ok. Dottor Bedino, noi ti ringraziamo di questo tempo che ci hai dedicato e possiamo augurarti buon lavoro. Salutaci tutti gli allevatori di Cuneo, tu poi ne conosci tanti e ne segui tanti, per cui grazie e buon lavoro ancora. Grazie a tutti voi. Ciao Alessandro, grazie mille, arrivederci.